L'associazione consumatori sempre vicino alle famiglie agrigentine, quali vantaggi del paniere scolastico? Ma la famiglia è centrale in tutte le dinamiche propositive che le associazioni consumatori nel corso di questi ultimi anni si sono date e hanno cercato di attuare in provincia. Oggi questo è un appuntamento importante perché è la dimostrazione di quando le associazioni consumatori insieme alle istituzioni si pongono degli obiettivi di venire incontro da un lato all'economia provando a far qualcosa per la ripresa dei consumi, dall'altro convincere le famiglie ad avvicinarsi ai consumi significa dare vita a iniziative come quella del paniere scolastico, dove dentro si prevede la composizione di una serie di prodotti di larghissimo uso che le famiglie fanno per l'andamento dell'attività scolastica dei propri figli e che abbia la durata di tutto un anno scolastico ed sono piccole cose che messe insieme consentono alle famiglie di gestire meglio il proprio esiguo bilancio familiare. Auspichiamo che le associazioni dei commercianti e degli esercenti e rispondano pienamente all'appello dell'assessore Ierna, dell'assessore Iacono alla tutela dei consumatori e dell'assessore Daina alla solidarietà sociale, perché noi siamo convinti che questa è la strada giusta per far qualcosa per il soggetto più debole della società, che ribadisco essere ancora la famiglia, in particolar modo quella che stenda a difendersi dal caro vita sempre crescente. Quali i vantaggi del paniere scolastico? Sì, diciamo che oggi questo incontro ha proprio l'obiettivo di offrire di nuovo alle famiglie del nostro territorio un paniere scolastico. Il paniere scolastico evidentemente ha i vantaggi di contenere in un prezzo già prestabilito, concordato con le cartolerie, quelli che sono i prodotti essenziali, necessari affinché gli studenti, gli alunni possano frequentare le scuole. Quest'anno noi ci proponiamo di introdurre in questo paniere anche diciamo questo sussidi tecnologici che ormai vengono utilizzati dagli alunni, dagli studenti nelle scuole, per cui magari i costi abbastanza consistenti a volte ostacolano l'acquisto, mentre concordando già con le cartolerie determinati prodotti possiamo dare diciamo, opportunità anche in questo senso ai nostri studenti e quindi alle famiglie.